Innanzitutto, si sente, sì. Cercherò di essere molto breve e saltare per cui un'introduzione. Io sono Lorenzo, lavoro al consorzio Topics, sono fellow di Nexa da molto tempo e volevo dire qualcosa, diciamo, di rivoluzionario oggi, ma gli interventi che mi hanno preceduto, come spesso avviene in questo centro, mi hanno rubato la parola. Cioè, spesso noto che persone che magari hanno una decina d'anni più di me riescono a essere più rivoluzionari di quanto alcune persone della mia generazione, come spesso anch'io, riescono ad essere. Niente, qui si parlerà di che cosa è stato fatto di Open Data in Italia e vorrei chiedere, insomma, a tutti i partecipanti a questa tavola, innanzitutto in modo anche un po' informale, qual è la loro esperienza, qual è stata la loro esperienza con i dati, con la creazione di questi progetti e quali sono state le cose che gli sono piaciute in questa avventura e quali sono state invece le cose che non le sono piaciute per niente. Appunto, in modo molto, molto franco, vorrei cercare di far emergere gli aspetti dai migliori ai peggiori, insomma. Magari cominciamo da Roberto Moriondo. Ti chiamerò Roberto. Sì. Perfetto. Senza... Esatto, non ti presento neanche, comunque le biografie sono ovviamente tutte sul programma. Abbiamo un po' di problemi di wireless inesistente col cavo. Prego. Insomma, di non uccidere nessuno col cavo. Ma stavamo anche per, stavamo un pochettino giocando adesso. Ho sentito stamattina dire siamo andati sulla Luna, forse non siamo ancora in grado di riformare una pubblica amministrazione o renderla utile. Allora, ho provato, non so se funziona, scaricare dalla rete un pezzo di Frankenstein Junior. Io sono divenuto capace di animare nuovamente la materia inanimata! Sì! Può fare! Allora, l'avessimo detto 2 anni fa sarebbe stata una minaccia, una promessa, e invece qualcosa l'abbiamo fatto, cioè dati.piemonte.it è qualcosa che è stato fatto. Per cui partirei da questo assunto, cioè alcune cose che potevano essere considerate immaginarie, che potevano essere considerate obiettivi di frontiera, mettendo non delle organizzazioni, ma delle persone di buon senso, con le giuste competenze, col giusto grado di coraggio e non di inconscienza, a lavorare in team, hanno prodotto un risultato in tempi che sono compatibili con quello che io definisco il time to market, ovvero non abbiamo fatto dei progetti sulla base dei 3, 5, 7, 160 anni di cui avrebbero visto l'esito dei nostri figli e nipoti, ma ci hanno dati degli obiettivi molto stringenti nel tempo. Per il time to market abbiamo lavorato in beta, abbiamo provato a fare passo dopo passo le cose, tenendo conto che alcune cose potevano essere sbagliate, e effettivamente alcune cose le abbiamo sbagliate, ma se la cosa è poco costosa ed è fatta in maniera semplice si può velocemente ritornare sui propri passi e correggere gli errori. Non siamo partiti con tutto lo scibile umano, con tutti i dati del mondo, ma da pochi dataset abbiamo provato a incrementare i dataset a disposizione. Adesso siamo una realtà, ne sono molto orgoglioso per me e per gli amici che lavorano con me su questa iniziativa. Siamo riusciti ad essere una realtà che in qualche maniera viene vista con attenzione, con attenzione perché ormai è consolidata anche a livello europeo. Direi anche il fatto che ci sia così tanta gente di sabato pomeriggio per un evento organizzato benissimo dal Centro Nexa, e mi complimento veramente per questo, dimostra il fatto che stiamo anche parlando di qualcosa che è interessante, cioè non di una nicchia dove il successo vuol dire comunque avere successo su un argomento che interessa pochi, ma avere successo su qualcosa che interessa tanti. Partendo dal presupposto per cui di avere qualcosa di concreto, per cui non parlare del futuro ma parlare di qualcosa che è stato costruito, direi che in questo momento la grande utilità che noi potremmo avere per il mondo che vuole che ci osserva è uno di rendere disponibili i nostri errori, cioè la nostra storia di errori, perché se c'è una cosa che vale in questo momento tantissimo è mettere a disposizione le pessime pratiche, gli errori fatti, in maniera che altri possano più velocemente di quello che abbiamo fatto noi arrivare allo stesso risultato. In fondo noi diamo un valore, io personalmente sono molto spostato più sul valore economico degli open data rispetto alla trasparenza e alla democrazia, questo è purtroppo è un mio punto di vista, rispetto a quelli che vedono gli open data come anche una prospettiva, un traguardo di trasparenza, perché ne vedo soprattutto il valore economico, forse perché sono un economista e di conseguenza mi concentro su un aspetto che conosco meglio. Per cui sicuramente rendersi disponibili a essere copiati
ma non mette gli errori sotto lo zerbino, come la polvere sotto lo zerbino, sotto il tappeto, ma rende noti anche quelli in maniera che altri non ripetano gli errori. L'altra cosa è avere, noi stiamo cercando di averlo in tempi più brevi, un rapporto con quel mondo economico che dovrebbe utilizzarli i dati. Paradossalmente, se io fossi bravo a capire come utilizzare i dati pubblici per fare business, probabilmente fare l'imprenditore e non fare il dirigente pubblico. Allora, in questo momento noi stiamo invocando un rapporto continuo con le imprese, in maniera che siano le imprese a dettare la nostra agenda sulla base delle priorità che loro vedono per l'utilizzo economico del dato. Utilizzo economico, che vuol dire creare impresa, che vuol dire creare business, che vuol dire creare applicazione, vuol dire creare servizi. Di nuovo, noi nei servizi che in maniera a volte un po' autoreferenziale, critica alla pubblica amministrazione che io rappresento, vengono proposti, ma i servizi che quelli sono anche quelli derivano da un rapporto di equilibrio tra domanda e offerta, per cui i cittadini rappresentano una domanda di servizi e oltre alla pubblica amministrazione, a mio avviso, anche le imprese, o soprattutto le imprese, devono essere in grado di poterli produrre. Qual era il limite prima degli open data? Il limite era che certi servizi non potevano nascere, non potevano essere messi sul mercato perché il dato pubblico veniva custodito gelosamente nella scrivania del dottor Moriondo, del funzionario Moriondo, il quale per qualche ragione lo considerava un valore di proprietà sua e di conseguenza non ne faceva libera disponibilità. Fattori critici. Beh, alcuni dati veramente quando vengono messi fuori si accorge che sono brutti. Non sono aggiornati, hanno uno scarso valore d'utilizzo perché in realtà chi li gestiva convinto di non doverli rendere disponibili, di conseguenza non ne ha avuto mai particolare cura. Mi sta succedendo per il dataset della mia direzione, e l'altro giorno mi è stato mandato una mail dicendo: Robby, magari questi dati è meglio che non li mettiamo fuori perché sono proprio brutti. E io ho risposto al funzionario: guarda che è esattamente lo spirito contrario, mettiamoli fuori così qualcuno si lamenta e ci dice che non siamo bravi e dobbiamo correggerci velocemente nel processo di validazione di quel dato, perché se abbiamo tenuto dei dati sporchi della nostra scrivania, li utilizzavamo e non ce lo siamo mai detti, vuol dire che noi non stiamo lavorando bene. Allora rendiamo anche questo disponibile, facciamoci criticare, perché questa volta ce ne siamo accorti noi, la prossima volta se ce ne accorge qualcuno dall'esterno, di conseguenza correggiamo il tiro. Cioè dietro ci sono delle cose che non sono di frontiera, ma sono cose di grandissimo buon senso. Forse riprendo la provocazione di questa mattina, per portare la pubblica amministrazione sulla luna bisogna a volte agire semplicemente col buon senso e non immaginare sempre di doverla riformare in maniera complessiva. Queste sono le prime battute che mi vengono in mente. Presento un attimo Dimitri, qui rappresenta l'Emilia Romagna e ci racconterà l'esperienza che hanno fatto in Emilia. Grazie che finalmente siete usciti anche voi, siamo in due, ci sentivamo veramente soli e per cui ci interessa molto anche da parte tua sapere com'è successo, che cosa ti è piaciuto e che cosa non ti è piaciuto di questa esperienza. Grazie, intanto ringrazio per l'invito e è detto fatto, nel senso che noi abbiamo fatto quello che poteva fare chi arrivava dopo, abbiamo copiato tutto quello che potevamo copiare con l'ottica e con l'intento di fare meglio se era possibile, ma soprattutto di farlo insieme. Questa è l'idea con la quale siamo partiti. In realtà il punto di partenza di tutto questo viene dall'occasione di andare a ridefinire la programmazione regionale sulla società dell'informazione in Emilia Romagna, che nel nostro caso interessa la regione come ente, ma anche tutti i comuni e le province, quindi 348 comuni e 9 province. Questo ci ha portato in un percorso partecipato con gli enti pubblici a definire delle priorità che nel nostro caso sono nuovi diritti di cittadinanza digitale. E in questi nuovi diritti abbiamo scelto su 4 diritti, quindi immaginatevi, c'è il diritto di accesso alla rete, chiaro, abbastanza palese anche a livello europeo, quindi internet per tutti, il diritto di accesso alla conoscenza e il diritto di accesso a servizi pubblici per cittadini e imprese. Il quarto diritto dei 4 pilastri di questa strategia triennale è il diritto di accesso ai dati. Quindi la prima cosa che abbiamo fatto è abbiamo cercato di porre all'attenzione della politica questo tema come uno dei temi principali della strategia che si voleva portare avanti. La politica ha risposto molto positivamente, ne parlavamo prima, anche forse con un po' di stupore da parte nostra, nel senso che gli argomenti degli open data sono stati capiti, sono stati compresi, sono stati condivisi. Non è lo stesso, per esempio, e lo sappiamo, per tutta la storia che ha visto protagonista, sta vedendo ancora protagonista, l'altro grande tema dell'open source software.
in realtà open data e open source software hanno molti tratti comuni, però probabilmente il tema degli open data è più facile, più comprensibile, più chiaro, più immaginabile un po' da tutti, non soltanto dagli addetti e dai tecnici. Prima stavo scherzando perché la prima presentazione che facemmo per andare nei vari servizi a raccontare cos'erano gli open data finiva con la clip di Frankenstein Junior. E quindi con l'URL si può fare, perché da un lato è chiaro, l'obiettivo è quello di raccontare una storia e cercare di motivare anche i nostri colleghi ad aderire a una visione, colleghi che secondo me queste cose vanno raccontate perché è bello anche dirsele e quindi condividere delle esperienze. Noi la prima volta che abbiamo convocato il gruppo di lavoro che vede nominati per ogni direzione un referente su questo tema, il primo commento dopo le prime presentazioni è stato quello: io questa riunione l'ho fatta nel 1980 e non è cambiato niente. Quindi intendo dire, la pubblica amministrazione ha visto dei processi, dei percorsi, degli slanci, dei tentativi di andare a condividere, di definire delle ontologie piuttosto che dei tracciati record. Comunque intendo dire, sui dati ci si è lavorato e solitamente in passato si è fallito, quindi il contesto nel quale ci si trova ad operare è un contesto di disillusione, cioè inizialmente non si crede moltissimo al fatto che questa operazione possa andare in porto, non ci si crede principalmente perché non si crede al fatto che ci sia veramente la volontà di condividere i dati. Poi però, visto che fortunatamente la pubblica amministrazione è fatta di persone e non di carta o di faldoni, è facile, ed è molto facile in realtà, in breve tempo, arrivare a un livello di condivisione e passare da un gruppo di scettici a un gruppo probabilmente più piccolo di entusiasti, che sono principalmente dei dipendenti pubblici che hanno dedicato del lavoro e del tempo alla produzione e alla definizione di dataset, di raccolta di dati, sistematizzazione di dati, sono consapevoli che quei dati hanno dei contenuti informativi e del valore inespresso, perché loro non hanno il tempo di intervenire su quei dati, e sono ben contenti di immaginare di poterli aprire. Noi abbiamo in questo momento siamo usciti col portale dati.emiliaromagna.it, siamo usciti anche grazie all'operazione a livello nazionale che ci ha dato uno sprone, ci ha fatto capire che era il momento di uscire, e siamo usciti con 10 dataset, poca roba a dire il vero, però nonostante pochissima roba, però intanto siamo fuori. Però nonostante noi si sia fuori solo con 10 dataset, in cantiere c'è tantissimo altro, perché questo gruppo di lavoro che ha iniziato a lavorare a inizio del 2011, e quindi un gruppo di lavoro di 50 persone, quindi una cosa abbastanza anche pesante e complessa, che però si trova ogni mese, anche questo probabilmente mutuando un'esperienza che è stata fatta in Piemonte, il gruppo di lavoro ha in cantiere l'elaborazione e l'analisi di diversi dataset, ed è un percorso che si sta facendo. Lo scontro, come dire, l'ostacolo quello più grande a questo punto non è più la volontà, né la volontà politica né la volontà dei tecnici, tranne alcuni chiaramente, e c'è sempre quello che dice: abbiamo fatto la verifica, nel nostro settore nulla può essere aperto. Bene, però intendo dire, indipendentemente da questi, ora il punto, il nodo della questione è proprio quello giuridico sostanzialmente, quindi stiamo facendo le verifiche su come liberare questi dati, se la regione detiene la proprietà dei dati, perché in molti casi la regione fa da collettore e raccoglitore dei dati, e quindi nel giro di breve tempo ci auguriamo di riuscire ad uscire con altri dati. Abbiamo pubblicato ieri, se non mi sbaglio, due nuovi dataset geografici che piacciono molto, e dico questo, poi dopo passo la parola. Un altro aneddoto che secondo me è importante ed è interessante è quello che noi, quando siamo usciti il 14 di ottobre, c'è stata questa dinamica molto, molto bella. Noi siamo usciti, non abbiamo fatto comunicati stampa, o meglio l'abbiamo fatto ma il giorno dopo la rete era già un altro giorno, era già passata un'era sostanzialmente, ma la mattina abbiamo postato sui vari social media, sulle liste, su tutto quello che in questi mesi abbiamo monitorato e nei gruppi ai quali abbiamo partecipato come uditori e anche come contributori. E nel giro di poche ore il mondo ha cominciato a capire che c'era un qualcosa di nuovo.
e quindi abbiamo vissuto le prime due ore di grandi complimenti, abbiamo ricevuto complimenti da tutti, mail, messaggi, qualsiasi cosa. Poi dopo le prime due ore, quindi la quarta e la quinta ora, piccole critiche, questo sarebbe meglio farlo così, questo non funziona, qui c'è scritto Piemonte, come mai? È stato divertente, eh? Cerca Piemonte, sostituisci Emilia Romagna. Comunque, poi dopo 5, 6, 7 ore, eravamo al venerdì, quindi c'era tutto il weekend disponibile, hanno cominciato a lavorare sui dati. Le comunità hanno cominciato a prendere i dati e a guardarci dentro, non soltanto a verificare se funzionava il portale, se effettivamente c'erano dei formati o meno, se le licenze erano di un certo tipo o di un altro. E nel weekend ha cominciato a rimbalzare questa mail molto divertente, che era una mail weekend nero per i dati geografici in Emilia-Romagna, perché sostanzialmente sono stati trovati delle cose che non andavano, degli errori forse, ma neanche degli errori, più che altro delle insoddisfazioni. Bene, la comunità, in particolare GFOS, che è una comunità molto forte su questo fronte, ha lavorato un weekend su quei dati, ha evidenziato delle debolezze o dei miglioramenti e in un'interazione che è durata sostanzialmente 3 giorni abbiamo avviato il percorso per sistemarli, per migliorarli. Oggi dopo 2 o 3 settimane siamo usciti con delle versioni riviste, corrette, aggiustate, e questo ci ha permesso di rispondere completamente a quelle che erano le esigenze dei nostri utenti. Quindi intendo dire, secondo me, ed è un po' quello sul quale volevamo lavorare di più, il Piemonte si sta orientando molto sul fronte delle imprese, abbiamo sentito, noi vorremmo dedicarci molto al fronte della società civile, dell'attivismo, che ovviamente tiene dentro anche gli imprenditori, è chiaro, però che dovrebbe vedere nella nostra logica e anche quelle che sono le esperienze a livello europeo, delle occasioni nelle quali la pubblica amministrazione, insieme a chi i dati li produce nella pubblica amministrazione, insieme a chi i dati li utilizza, va veramente sul campo in incontri che si possono fare periodicamente, anche abbastanza informali, va veramente a mettere le mani dentro i dati e da lì comincia a costruire conoscenza, competenze e valore aggiunto per tutti. Grazie, grazie, molto, molto interessante. Adesso lascio la parola a Gianfranco, che invece si occupa, lavora sul portale nazionale. L'abbiamo aspettato tanto, a un certo punto si credeva che in Italia non sarebbe stato possibile che un governo come quello che avevamo fino a qualche tempo fa sposasse una politica di questo tipo, e improvvisamente invece è nato DatiGov, Apps for Italy, tutta una serie di iniziative molto interessanti. Ci racconti un po' anche tu com'è stata questa esperienza, cosa sta andando bene, cosa invece potrebbe migliorare. Grazie mille. Io per parlarvene non posso far meno di partire dalla presentazione di Carlo Mochi Sismondi, che più o meno ha inquadrato il tema e ha dato i riferimenti giusti. In particolare ha fatto un passaggio che a me è interessato molto ed è anche stato seguito gran bene da Forum PA, dal sito, da vari post che si sono seguiti in queste settimane, dell'esperienza francese. I francesi hanno iniziato in maniera logica, cioè dovendo fare queste cose si sono rimboccati le maniche, hanno fatto un passaggio indietro, hanno messo su una squadra, un gruppo di persone più o meno ristretto, che ha creato definizioni, ha condiviso idee, ha cercato di trovare una ratio che fosse di livello centrale all'open data, e quindi è partita con le prime dati, e la fine di tutto questo processo, di questa azione di sistema di livello centrale, è stato il portale francese dell'open data. Da noi questa cosa è andata in maniera molto molto diversa, se volete più o meno opposta, cioè di open data si inizia a parlare un paio d'anni fa più o meno in Italia, lo si fa in maniera, se volete, anche un po' carbonara, cioè sono liberi pensatori, sono associazioni, prima sono liberi pensatori che ne parlano su blog, su Twitter, su quei luoghi dove è facile iniziare una discussione e trovare gente che la pensa in maniera più o meno simile alla tua. Dopo questa cosa diventa più strutturata, nascono delle prime associazioni, ne cito qualcuna, tipo Spaghetti Open Data, tipo l'associazione OpenGov, lo stesso OpenPolis, che ha fatto delle cose molto interessanti su questo. Insomma, l'idea
non parte dal centro, parte dalla periferia, parte con un approccio dal basso, diventa più strutturata attraverso convegni e situazioni del tutto simili a queste, ed è queste idee che lentamente iniziano a contaminare l'ambito pubblico. La contaminazione positiva è quella del Piemonte, che non possiamo fare a meno di ringraziare ancora una volta. Probabilmente se loro non avessero iniziato, se non avessero colto questa intuizione che, ripeto, arrivava dal basso e non aveva un disegno di politica centrale, ma davvero se ne discuteva, ma senza trovare uno sbocco, se non avessero dato un portale regionale, quindi se ci avessero detto tutti fondamentalmente che questa cosa è possibile farla, probabilmente questo non ne staremmo parlando, non avremmo nemmeno un portale nazionale oggettivamente. Quindi da noi è nato così, cioè il portale nazionale è stato un modo per mettere un cappello istituzionale su un argomento, su un tema che interessava tutti, che ha iniziato a contagiare varie persone, però è completamente diverso dai francesi. Quindi tutto quello che i francesi hanno fatto a monte a noi toccherà farlo a valle, ed è probabilmente la cosa più difficile, più tosta se volete, perché già il portale ha una forte esposizione. Arrivino, e continuo a ringraziare tutti voi che continuate a farcele delle critiche assolutamente costruttive e positive, perché è giusto, ci sono delle, se volete un portale, non c'è scritto, però è un portale assolutamente in beta, ed è un portale che non espone i propri dati ma semplicemente aggrega dati prodotti da altri, proprio per una scelta, ripeto, una piccola scelta a monte, cioè quello di linkare a dataset pubblicati da altre pubbliche amministrazioni. Credo che sia un po' questa l'esperienza. Quello che mi è piaciuto è che ci siamo riusciti, nel senso siamo riusciti a convincere, a trovare una committenza, a stimolare. Non è stato semplice, perché è un argomento che, se non so come possa funzionare a livello regionale, però a livello centrale è abbastanza tosta da raccontare, da capire, da comprendere. L'open government non è, forse è più semplice fatto in situazioni più piccole, più ristrette. Quello invece che mi sarebbe piaciuto è avere una committenza più forte, non lo nego, mi sarebbe piaciuto avere un'azione di sistema. Invidio l'esperienza francese da un punto di vista di un'amministrazione centrale come il Formez, che fondamentalmente è stato braccio operativo del Dipartimento della Funzione Pubblica dell'ex ministro Brunetta in tutta questa partita. Grazie mille, adesso passo la parola ad Anna, che in CSI Piemonte è un po' l'anima tecnologica e operativa del portale Dati Piemonte. Anche a te chiedo sostanzialmente le stesse cose: cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto di questa esperienza? Per me l'esperienza Dati Piemonte è stata innanzitutto un'esperienza di tipo organizzativo-culturale. La parte di tecnologia è veramente arrivata dopo. Il portale è uscito in beta, siamo usciti anche noi con 10 dataset. Era proprio una sciocchezza dal punto di vista tecnologico. La cosa bella, la cosa grande secondo me che abbiamo fatto è crederci in maniera, forse con una committenza molto forte, con degli attori che ci credevano tanto, la regione ci credeva tanto. Noi eravamo un gruppetto di persone che ci credevano, e con un approccio veramente a baby step siamo partiti da creiamo delle regole, creiamo prima la parte, quegli strumenti di tipo normativo che aiuteranno poi la regione e gli altri enti, perché comunque Dati Piemonte non è dedicato soltanto alla regione ma è dedicato all'intero territorio regionale. Quindi creiamo quegli strumenti per cui la pubblica amministrazione capisca che fare open data è cosa buona e giusta, che non è difficile, perché gli abbiamo detto noi, li aiutiamo noi a capire che licenze usare, ci siamo già preoccupati noi di capire come rispetto alla plettora di strumenti normativi qual è il meglio per gli open data, e gli diamo delle regole basic da applicare. L'altro pezzo che è molto grosso è la parte organizzativa, è una parte organizzativa che vuol dire una cultura, era quello che diceva prima Roberto, cioè i miei dati non sono belli, ma non mi fido, e se poi non capiscono come ho elaborato questi dati, perché l'utente finale non conosce la normativa fino all'ultimo e quindi non sa come deve leggere questi indicatori. E questo è un altro pezzo di lavoro molto molto grosso, dove secondo me il futuro è farsi aiutare dalla community, cioè aprire la pubblica amministrazione e costringere a buttare fuori dati, facendo vedere alla pubblica amministrazione che il ritorno è il dato aggiornato e non è una cannonata.
perché il timore è poi chissà cosa mi dicono, e ti dicono tal giorno non dato, ti danno il dato buono. Il terzo è il pezzo tecnologico, appunto, dove l'unica cosa bella, secondo me, al di là della poca difficoltà che invece affronteremo adesso negli anni prossimi per farlo crescere, perché adesso riusciamo a farlo crescere anche tecnologicamente, è la sua diffusione sul territorio, cioè riuscire ad aver dato agli enti, ai comuni, davvero l'insieme degli strumenti, c'hai le normative, sai, ti dico come si fa, ti dico come ti devi organizzare e c'hai anche lo strumento per poter pubblicare i tuoi dati. E gli abbiamo un po' semplificato la vita, infatti in Piemonte le manifestazioni di interesse ad aderire a Dati Piemonte continuano ad arrivare, sono tante, i comuni hanno voglia di provarci e riescono anche loro a capire, perché forse siamo riusciti a trasmettergliela, questa filosofia dei baby step, questo 10 dataset vanno benissimo, per un comune 3 dataset sono perfetti. E poi c'è il futuro. Grazie. Michele è un imprenditore, per cui qui in rappresentanza, se vogliamo, della regione dove adesso vive e lavora, però mi piacerebbe che portasse la sua esperienza di chi, oltre che insomma fare business, se vogliamo, con questi dati, ha anche una competenza tecnologica molto forte. E la domanda cambia un po' qui, per cui da chi poi utilizza o vorrebbe utilizzare questi dati, cosa vedi che sta funzionando finalmente e cosa invece ancora manca in Italia? Anche perché qui abbiamo un po' di interlocutori, per cui io cerco di abbracciare entrambe le tue domande, sia quella che hai posto a me sia quella che hai posto agli altri speaker. E devo dire che intanto io sarei qui a rappresentare la regione Trentino, come sentite dal mio accento. In realtà cercherò di avere un ruolo un po' più provocatorio e di dire, utilizzando le parole e i concetti, riutilizzando delle idee che sono venute fuori in maniera prorompente all'ultimo Open Government Data Camp di Varsavia. Uno degli interventi più interessanti, secondo me, è stato quello di Chris Taggart, che è il fondatore di Openly Local e Open Corporates, che sono due iniziative, una no profit e una profit, di riutilizzo di PSI in Gran Bretagna. Lui ha presentato una visione pessimistica del movimento Open Data, di quali sono i problemi e le sfide che il movimento Open Data, sia bottom up sia top down, dovrà affrontare nel prossimo futuro per poter dire di aver avuto successo. Alcune di queste sfide credo che siano estremamente importanti e rilevanti anche qui in Italia. Beh, la prima cosa da dire è ringrazio anch'io il Piemonte, non tanto perché ha dato il modello di un portale e ha dato un modello di pubblicazione dei dati, ma credo che la cosa più importante sia stata il dimostrare che è possibile creare una cultura della condivisione, una cultura dell'open data che è fatta di tanti attori che interagiscono, che è fatta della pubblica amministrazione, la regione che pubblica il portale, che è fatta di CSI Piemonte che in qualche modo rappresenta il link tra l'industria e l'amministrazione, che è fatta del centro Nexa che crea un dibattito accademico intorno a questi temi, che è fatta di Topics che crea un collegamento anch'esso con le start-up e la piccola imprenditoria. Quindi io credo che sia questo il contributo che le altre regioni, le altre amministrazioni italiane devono cercare di emulare, più che non il semplice portale. Quali sono le sfide? Le sfide sono relevance, dice Chris Taggart, cioè noi abbiamo bisogno, noi imprenditori ma anche noi società civile, di dati relevance che creino problemi agli incumbent. Quindi quello che diceva prima Raimondo Iem, sono il catasto e infocamere che ci interessano, che sono in grado di creare veramente una rivoluzione. Non sono lo stato delle strade. Sì, lo stato delle strade è importante, ci interessa lo stato delle strade, però dobbiamo cercare di capire e di affrontare quelle sfide
che sono in grado di creare davvero una rottura. L'altro elemento è l'altro elemento che volevo riportare è quello della presenza dell'insistere. Se noi andiamo a vedere i dati che sono pubblicati adesso nei portali Open Data Italiano, non c'è nessun dato in tempo reale, quindi la freschezza del dato. Questo è un altro elemento che io credo sia determinante per creare la possibilità di costruire delle iniziative imprenditoriali sui dati. L'ultimo elemento, al di là del fatto che ribadisco che quello che ci piace è quello che abbiamo sentito in questo giro di opinioni, ci sono anche delle piccole cose che non ci piacciono. Non ci piacciono come società civile, non ci piacciono come imprenditori. Non ci piace, per esempio, che quando andiamo ad aprire il portale nazionale ci troviamo il 99% dei dati che sono i dati del Piemonte. Sì, il portale nazionale deve certamente avere una funzione di catalogazione di tutti i dataset nazionali, ma come è successo in Inghilterra, di nuovo la vera rottura sarebbe la capacità e il tentativo di pubblicare dei dati della pubblica amministrazione centrale. Cosa vorremmo? Vorremmo forse la cosa che diciamo i civic hacker e i piccoli imprenditori desiderano di più è quello che, di cui si è discusso nelle liste Open Data sotto il nome di indulto degli Open Data. Ci sono nei portali delle pubbliche amministrazioni italiane tantissimi dati pubblicati sotto forma di HTML o sotto forma di PDF, forse prima dei metadati, forse prima della capacità di catalogarli. Vorremmo avere la possibilità di utilizzarli, questi dati, che significherebbe attaccare una licenza a questi siti web che sono già esistenti. Questi credo siano le sfide più importanti che il movimento, inteso in tutte le sue componenti, dovrà affrontare per far sì che questo lavoro fatto finora non rimanga appeso. Grazie mille. Michele, specifico un attimo, giusto perché recap, magari anche da chi ci guarda da internet, basterebbe dire che tutti i dati che sono già pubblicati si possono riutilizzare e avremmo liberato in un colpo solo, con un atto normativo molto semplice, estremamente poco oneroso, tutti i dati, l'enorme patrimonio di dati che già sono online. Mi lasci un minuto? Non... Un minuto solo, perché vorrei... Vabbè, no, allora no. Se vuoi... Sì, no, certo. No, volevo dire, su questo campo specifico c'è una proposta portata al tavolo del Dipartimento Digitalizzazione e Innovazione, e da lì al Ministro Profumo, su questo tema, con una sanatoria semplice, che sono quella che diceva adesso, di 3 righe, che fa proprio esattamente quello che dicevi te, Barbera, proprio quello, esattamente quello. L'ha scritto un gruppo di avvocati intorno a OpenGov, all'associazione OpenGov, e dice esattamente questo. Sarebbe sostanzialmente un punto estremamente semplice, concreto, e farebbe fare un salto notevolissimo a un processo che, come tu hai giustamente notato, in questo momento ha timidamente, semplicemente fotografato la realtà. Quindi non, il sito è questo, sta fotografando la realtà. C'è una volontà, magari se ti rilascio la parola, Lorenzo, se hai un secondo, poi quando vuoi tu ti racconto quello che sta succedendo adesso a livello governo, per quel prossimo step, insomma, che stiamo pensando. Grazie. Tra l'altro, appunto, abbiamo nominato un ministro che proprio da questi, proprio qua, insomma, lavorava fino a poco tempo fa. Adesso 2 domande molto importanti. What's next? Il punto è che cosa vediamo nel futuro, e soprattutto che cosa può fare un centro di ricerca come Nexa in questo ambito. Quali possono essere le linee di sviluppo e le linee di ricerca di cui voi avete bisogno per andare a capire effettivamente come indirizzare l'azione futura? Una veloce giro, veloce, prendetevi un po' il tempo che volete, però... Stavo leggendo un paio, l'ambiente mi sembra quello giusto, mi stavo leggendo un paio di tweet che avevo fatto quando sono tornato dall'Internet Governance Forum di Trento, mentre voi eravate a Varsavia, noi eravamo a Trento, io e Lorenzo ci mandavamo messaggi
ricordarci le cose. Da una parte una frase che avevo trovato in un muro a Barcellona, dice: chi sostiene che è impossibile, per favore non disturbi chi lo sta facendo. E l'altra è, mi sono segnato, come ogni giorno da qualche parte bisogna cominciare, mi interessano infatti i punti di partenza e le ripartenze, mai i comodi approdi. Allora, secondo me aver fatto Open Data in Piemonte non deve essere un punto di arrivo, assolutamente, deve essere semplicemente un punto di partenza per fare altre cose. La cosa più importante che abbiamo fatto è stata quella di ribaltare il principio, cioè definire prima con una delibera di giunta e se tutto va bene la prossima settimana avremo una legge regionale su questo tema, definire che i dati sono open by default, cioè non c'è più nessuno che potrà dire in Piemonte che il dato se lo detiene nella scrivania per qualche ragione, per cui si è ribaltato completamente un principio. Su questo lasciatemi un piccolo vanto da piemontese. E la terza delle tre leggi che costituiscono un bel trittico: prima la legge sull'open source, la legge del 9 del 2009, poi la legge sulla liberalizzazione delle reti wireless, che è andata a anticipare l'abrogazione dell'ex decreto Pisanu, e adesso una legge sugli open data. Mi sembra un esempio di come anche la pubblica amministrazione, ma anche la politica in questo caso, io sono sempre molto critico nei confronti della politica e dei politici, sappia a volte fare delle cose anche utili, anche perché queste tre leggi sono le leggi che comunque alla fine hanno avuto il voto, le prime due, il terzo probabilmente sì, il voto unanime di tutti gli schieramenti, per cui anche una legge bipartisan. Beh, adesso che abbiamo i dati, almeno in Piemonte, e apprendo con grandissima soddisfazione che un percorso che è partito da noi per piccoli passi, 10 dataset, ma 10 loro, poi va avanti il governo, cioè, adesso che abbiamo i dati, beh, dobbiamo iniziare a spiegare alle imprese che quello è un giacimento, quello è un valore. Io fino a qualche settimana fa dicevo erroneamente che i dati sono una miniera, poi mi sono corretto perché una miniera è soggetta a diritti di proprietà, una miniera prima o poi si esaurisce. I dati sono esattamente come le fonti energetiche rinnovabili, come il sole, per cui possono essere presi per generare energia, calore o altro in maniera precompetitiva e neutrale, per cui sulla rete i dati creano competizione tra le imprese e queste imprese tra di loro su un territorio neutrale e alimentato dalla pubblica amministrazione possono competere per generare valore. Allora, cosa può servire Nexa? Beh, Nexa secondo me è uno strumento preziosissimo per il Piemonte, ma anche per il sistema paese, per poter affinare ancora più le tecniche giuridiche, le componenti, se vuoi, architettuali del sistema dei dati, collaborando con realtà come Topis, come CSI, come Regione Piemonte, ma collaborando col sistema paese per andare a rompere ancora su questa membrana che c'è tra chi, questa volta la pubblica amministrazione sembra essere più innovatore rispetto al mercato delle aziende. Il mio sospetto, cioè quello che mi ancora ho nella testa, che le imprese non abbiano capito il valore che noi stiamo mettendo a loro disposizione per competere. Occhio, la rete non ha frontiere. Se arriveranno imprese dall'estero più brave a capire questa cosa, a rimetterci sarà il nostro sistema produttivo, ma sarà giusto così, secondo me. Va bene, io aggiungo soltanto due cose. Una è quella, appunto, appoggio totalmente il concetto che è una scelta della pubblica amministrazione, ma a me è capitato di fare un incontro con delle community di professionisti e di imprenditori che molto candidamente dicevano che loro la pubblica amministrazione la vedono come un mostro, come qualcosa che più delle volte mette loro i bastoni fra le ruote e che non gli permette di fare il loro lavoro nel modo più snello e possibile. Quindi tentano e tendono ad evitarla. Quindi non vanno a cercare e a cercare di capire quello che sta facendo la pubblica amministrazione, perché la percepiscono come un soggetto che è limitante rispetto alle loro opportunità professionali o imprenditoriali. Quindi io credo che sia importante sul 2012, e questa è la nostra intenzione, arrivare e cercare di far passare l'informazione e anche il concetto che la Regione Emilia Romagna insieme ai suoi enti sta portando avanti questa strategia. Lo sta facendo con convinzione, non soltanto perché è di moda o perché in questo periodo è sexy e se ne parla molto, ma lo sta facendo perché ci crede e perché vuole un'interazione forte con le comunità.
Una delle cose che ci siamo dati come priorità su quest'anno, ma anche sul 2012, è quella di cercare di essere molto presenti nei contesti che già esistono, non tanto andare a creare dei nuovi momenti, dei nuovi convegni, dei nuovi eventi, o comunque essere noi promotori di tutto questo, ma partecipare a tutto quello che si muove sul nostro territorio, e c'è tanto veramente. Allora, l'idea è quella di presentarsi molto onestamente, raccontare quello che stiamo facendo e vedere quello che succede. È chiaro che se dovessi immaginare un ruolo per Nexa o comunque per un centro di ricerca, è quello di andare ad elaborare o definire dei criteri, delle metodologie di valutazione di quelle che sono le esternalità positive che noi immaginiamo esserci rispetto all'utilizzo degli open data, perché è vero che noi pensiamo che un'azienda possa farne un certo tipo di business, possa fare business sui dati, è anche vero che sarà molto probabile che se questo accade non ci venga detto, nel senso che proprio perché i dati, una volta che sono sulla rete, sono a disposizione di tutti, non è così scontato che questo utilizzo venga come dire, pubblicizzato, che venga comunicato a chi i dati li produce, e non è neanche probabilmente necessario. Intendo dire, se io faccio indagini di mercato e vendo i miei servizi, avrò dei dati aggiuntivi da utilizzare per fare delle indagini migliori, ma questo non mi porta a comunicare alla pubblica amministrazione che sto facendo tutto questo, è un mio business e io lo gestisco. Quindi la necessità di avere dei modelli, degli strumenti, delle forme di misurazione di quelle che sono gli effetti dell'apertura dei dati pubblici, sia in termini di utilizzo sia in termini anche di vantaggio economico del sistema regionale o del sistema nazionale. 2012, portale nazionale, ci sono due aspetti fondamentali su cui non possiamo non concentrarci. Il primo è una carenza tecnologica della piattaforma, che ripeto non c'è scritto ma è una beta, e al momento manca di cose essenziali come un banale feed RSS che avvisa su quali nuovi dataset sono stati caricati, o altre cose davvero piccole, minute, ma essenziali. E su questo torno a ringraziare i feedback di molte delle persone che sono in quest'aula oggi, che ci hanno fatto notare sin da subito. Dobbiamo assolutamente rimboccarci le maniche e metterci a lavorare, e quindi su questo c'è una necessità, è proprio una questione di forma. Poi mi ricollego anche a quello che si diceva prima e torno su una questione forse che è più di sostanza, cioè prima si parlava di una giusta carenza delle amministrazioni centrali su un portale nazionale, e non è facile aprire i dati delle pubbliche amministrazioni centrali, però è un po' l'ambizione ed è un po' la funzione, è un po' l'offerta su cui vorremmo tararci come portale nazionale. Su questo vi cito un esempio. Un po' di tempo fa, ma tipo 15 giorni fa, c'è un ARPA Veneto, se non ricordo male, che come portale nazionale ci ha chiamato, ci ha chiesto se potevano, come fare a pubblicare i loro dati, quale doveva essere la sequenza, licenze, formati e cose simili. Abbiamo assolutamente accolto la proposta, però ne abbiamo approfittato per chiedere le ARPA a chi corrispondono i propri dati, cioè una volta che un ARPA sviluppa dei dati che possono essere quelli ambientali o territorio, inquinamento e così simili, a volta chi li comunica. Ci hanno parlato di ISPRA, io francamente non l'avevo mai sentito fino ad allora, è l'ente nazionale che aggrega tutti i dati delle ARPA, quindi di fatto, se mi lasciate passare le metafore, è un po' come se fosse un bacino di raccolta, cioè dai vari fiumi regionali arrivano in questa diga centrale che è ISPRA. ISPRA quindi non solo ha tutti i dati delle ARPA, ma fa anche un ulteriore passaggio di armonizzazione dei dati che arrivano a tutte le regioni, ed è una caratteristica importante per un dataset di livello internazionale, cioè lo rende più appetibile, più confrontabile, ci sono molti dati in tempo reale, ci sono delle cose che possono davvero essere interessanti come portale. Quindi da parte nostra il ragionamento dovrebbe essere un po' questo, cioè per cercare di andare a individuare questi bacini di raccolta centrali dei dati pubblici e iniziare a lavorare di scalpello e di pazienza con queste amministrazioni, ripeto, su una committenza forte, su una richiesta forte da parte magari da parte del governo centrale, e quindi cercare di portare all'interno di un portale nazionale quelli che sono i dati delle pubbliche amministrazioni centrali. Queste sono più o meno le due linee di attività su cui
penso sia indispensabile che il portale nazionale dei dati aperti si concentri. Come aspetto collaterale, se volete, come mia percezione quasi personale, insomma, da persona che si interessa al tema da un po' di anni, e questa considerazione che è venuta fuori più volte, anche Dimitri ne ha parlato, dell'hype che c'è intorno, cioè del fatto che adesso l'open data sembra la cosa cool, la cosa su cui è più o meno salvifica. Cioè, noi come Formez lavoriamo su vari progetti e la trasparenza è una delle parole chiave che utilizziamo più o meno ogni giorno, e molte pubbliche amministrazioni regionali, centrali, iniziano a guardare queste cose dell'open government come il modo in cui possono rendersi trasparenti agli occhi di tutti. Guardate, questa cosa non è nuova, cioè la pubblica amministrazione funziona un po' per questi trend, nel senso che sono un po' come dei sabati del villaggio, no? Cioè tutti si va dietro una parola, c'è un effetto lemming dietro una parola chiave, però una volta che più o meno questa cosa inizia a realizzarsi, la gente ne trova un'altra più carina. Dimitri da Punta di Diamante dei CRC Italia potrebbe raccontarne varie, tipo i government, SMS government, non so, ce ne sono state tante e alcune anche buffe, poi sono cadute nel dimenticatoio. Quindi la cosa davvero importante, penso, in questo momento, ripeto, come portale nazionale, ma penso come tutte le persone che lavorano, che si interessano a questo tema, è creare una cultura del dato che sia sostenibile nel tempo, cioè non finisce con la pubblicazione di un dataset, ma finisce con la manutenzione, finisce con l'aggiornamento, con la presa di responsabilità, fra l'altro è una cosa che il CAD già ci dice in maniera abbastanza chiara. E tutto questo soprattutto serve a rendere appetibili questi dati. È un po' nella metafora della miniera, è un po' come se io su una miniera d'oro ci trovo una vena carica d'oro. A quel punto, nel momento in cui l'imprenditore capisce che quella vena c'è davvero molto oro, c'è davvero molta roba da estrarre, che inizia a fare degli investimenti e ragiona su queste cose, ci va dietro, compra strutture, inizia a considerarla una materia prima per il proprio lavoro. Altrimenti, se questa cosa si limita a una sorta di trasparentismo, si limita a un qualcosa di episodico, difficilmente qualcuno inizierà a interessarsi. Grazie. L'evoluzione che noi stiamo pensando per Dati Piemonte è un'evoluzione tecnologica. La prima cosa che vogliamo fare, quella più importante, è federare i portali. Federare Dati Piemonte con Dati Emilia. Sta partendo un progetto interregionale per cui altre regioni hanno manifestato interesse a riusare quello che abbiamo fatto in Piemonte. Beh, allora vorremmo fare tanti portali regionali intesi con la R piccola, quindi di territori regionali secondo il modello che abbiamo adottato, quindi che raccolgono anche i dati degli enti che stanno sotto alla regione, le province, i comuni o tutti gli altri enti, federati tra di loro e federati ovviamente con dati.gov, secondo il principio che i cataloghi si possono federare ma il dato deve stare sempre più vicino a chi l'ha prodotto, anche perché l'altro filone su cui ci vogliamo aprire è quello che diceva Michele. Va bene, adesso stiamo dando dei dati stabili, ma l'obiettivo è dare veramente raw data, quindi dati di monitoraggio, dati puntuali che hanno un refresh nel tempo significativo, perché questi, non so, gli inquinamenti o piuttosto che i pullman, ce ne sono n.000 di informazioni di questo genere. Altro filone d'attività è più di tipo organizzativo, è la diffusione appunto di questo modello con le sue crescite presso altri territori regionali, che è una diffusione di modello, e ritorno a quello che dicevo prima, tecnologico, va bene, chi se ne importa, è l'ultimo pezzo, ma anche organizzativo e normativo. E qua secondo me, risponde alla seconda domanda, c'è spazio per Nexa, perché il modello che abbiamo messo in piedi in Piemonte con il braccio del CSI, Nexa, Topis e Regione, era veramente un mix che ha funzionato e che le altre regioni ci chiedono. E noi come CSI ne portiamo un pezzo, poi c'è Topis, ci manca, dobbiamo clonarci per portarci in giro. E cosa fare nel 2012? Cosa può fare Nexa nel 2012? Io credo che un contributo molto importante sarebbe quello di continuare a insistere sullo studiare gli effetti e le modalità con cui si possono affrontare quelle sfide che creano problemi agli incumbent, cioè quelle sfide legate a quei grandi dataset di rottura
e come questo può essere, diciamo, può modificare il mercato, ma anche che impatto questo può avere sulla configurazione attuale del mercato. Quindi continuare a capire quali sono gli effetti possibili dei nostri movimenti in tutte le direzioni. Che cosa può fare il resto di noi? Io butto lì un altro paio di provocazioni e punti che credo che la comunità dovrebbe affrontare. A livello di pubbliche amministrazioni centrali e di pubbliche amministrazioni locali, c'è un punto che è stato toccato solo marginalmente, che è quello relativo alle aziende a partecipazione pubblica. Le aziende partecipate detengono non solo una vasta quantità di dati, ma dei dati di altissimo valore contestuale, nel senso che i dati di grande valore locale, di immediata utilizzabilità, come per esempio quelli del trasporto pubblico, sono spesso detenuti dalle aziende partecipate. Dovremmo cominciare probabilmente a ragionare su come coinvolgere anche questi nel processo. L'altro ribadisce un po' il concetto della sanatoria dei dati pubblici. Va bene costruire portali, va bene migliorare le tecnologie, ma abbiamo il mondo della ricerca, soprattutto nel settore del semantic web e del linked data, ha sviluppato delle tecnologie estremamente semplici ed estremamente efficaci che permettono di mettere dei marcatori dentro all'HTML delle pagine web degli enti pubblici, che è un lavoro che non comporta nessun costo di tipo infrastrutturale. Se noi spingiamo le amministrazioni pubbliche e mettiamo dei requisiti nei bandi di gara per le infrastrutture tecnologiche degli enti pubblici, che diciamo spingono a mettere questi marcatori dentro alle pagine web, la quantità disponibile di open data aumenterà in maniera incredibile. Grazie mille. Chiedo se ci sono due domande, vi pregherei, se ci sono, di essere molto brevi perché non vorrei sforare. No, non è neanche una domanda, quindi brevissimo. È ritornato due volte questo tema delle partecipate controllate pubbliche e del fatto che abbiano dei dati. Si potrebbe valutare se negli accordi che regolano il rapporto, quindi accordi di contratto di servizio eccetera, introdurre una clausoletta in cui si dice tutti questi dati dovranno essere trasferiti all'amministrazione di riferimento in formato grezzo eccetera. Cioè si può valutare, bisogna vedere la fattibilità, però quello è uno strumento, nel senso che non sono soggetti che fanno in completa autonomia, forse, almeno parlandone casualmente con un dirigente del Comune di Torino riguardante alcune controllate del Comune, si dice forse questa può essere una soluzione e forse non è così difficile. Allora, io volevo farvi in realtà due domande, ma le faccio veloci. Allora, io volevo chiedere, intanto, per quanto riguardava il valore commerciale dei dati, volevo capire questa cosa, cioè quando stavamo parlando di questo si intendeva dire, si parlava di impatto di business del dato aperto rispetto alle imprese, o si parlava proprio di commercializzazione del dato, quindi con una protezione a monte, con una forma tipo brevetto, licenza, insomma? La prima. Prima domanda, sì. No, la prima che hai detto, per rispondere come prima. La prima che ho detto, cioè quindi sostanzialmente si parla di un patto sulle imprese. La seconda domanda che volevo farvi era, fino adesso noi abbiamo parlato di dati pubblici, cioè dati aperti come dati pubblici, e volevo invece cominciare a ragionare invece sui dati aperti della ricerca, quindi come noi che lavoriamo all'università o presso gli enti di ricerca, che è un argomento che insomma a me interessa, insomma a noi interessa, ma che oggi in realtà non è ancora stato toccato, e quindi non so, pensavo anche a Morionde, insomma, che comunque poi all'interno della regione lavora anche con le università in questo campo, ma anche chi in realtà sta lavorando a livello nazionale. Il principio è open by default, cioè se non c'è una ragione per cui il dato non può essere reso disponibile, ad esempio la privacy o qualche altra ragione, un brevetto industriale o altro, il dato per noi è aperto, punto, disponibile. Rispondo anche alla suggestione di prima, sì, si può intervenire anche per legge a dire che
che le partecipate devono rendere disponibili i dati esattamente come le pubbliche amministrazioni. Per cui gli strumenti possono essere dagli accordi tra un ente pubblico e le sue partecipate a una legge regionale che dichiara il perimetro dei dati pubblici anche quelle delle partecipate. E ripeto, ribadisco quello che già in maniera più semplice ha detto Lorenzo, la prima, no. Cioè, per me è una pubblica amministrazione che in questo momento si mette in testa di fare ricavi per vendendo i dati e da chiudere. Cioè, una pubblica amministrazione da commissariare e da chiudere e da mettere via fuori. Cioè, no, il dato è pubblico. Grazie, mi arrivano dei segnali minacciosi da parte degli organizzatori. Io volevo soltanto concludere dicendo che questi dati ci permettono di avere una grossa capacità di interpretazione sulle cose. Credo che questo centro in particolare abbia una grossa tradizione di cultura open e io vorrei che queste tecnologie continuino ad essere tecnologie di libertà e non tecnologie di controllo. Anche prima parlavamo di smart city, le smart city devono essere aperte e interoperabili e dobbiamo lavorare molto nel crescere su questo tipo di cultura. Io ringrazio molto i nostri interlocutori e spero che la conversazione continui poi online. Grazie.